Tutto cominciò una mattina di maggio del 1512. Cominciò quando il giovane Prudenzio di Quintavalle fu incaricato dal Papa, Sua Santità Giulio II, di entrare in una cappella del Vaticano e condurre al cospetto di Sua Santità il mastro pittore che ivi lavorava. Prudenzio era vescovo di Santa Romana Chiesa solo da pochi giorni e a breve sarebbe divenuto cardinale, avendo la sua famiglia già sborsato ducati 30.000. Nessuno si sarebbe opposto, come nessuno osò opporsi quando suo malgrado il padre lo volle prete. Con fare baldanzoso, Prudenzio entrò nella Cappella Sistina, che era quasi l'imbrunire. Non si sentiva alcun rumore, pensò quindi che lì dentro non vi fosse più nessuno. E per questo decise quasi subito di riprendere la via del ritorno, quando ecco che i suoi occhi caddero su alcuni fogli sparsi per terra, sparsi come caduti dall'alto. Si chinò a raccoglierne uno e lesse a voce alta, distinto, senza volerlo: fuggite amanti, amor, fuggite il fuoco, l'incendio è aspro e la piaga è mortale, col tralimpido primo più non vale né forza né ragione né mutar loco. Che state facendo? Disse un uomo gridando dall'alto: mettete giù quelle carte! Il giovane Prudenzio fece un salto dallo spavento. Non avrebbe mai immaginato di essere così turbato da una voce così imponente. Perdonate, maestro, disse Prudenzio. Ero intento a leggere queste pagine. Le avete scritte voi, queste rime? A voi non deve importare. Chi siete? Che cosa volete? Sono poesie, vero? Siete anche un poeta? Io ho una certa passione per la poesia. Dante Alighieri, Petrarca, Petrarca è il mio preferito. Avete letto Petrarca? Certo che ho letto Petrarca. Sparite, ora. A chi sono rivolte? Anche voi avete un'amata, maestro, come Laura o Beatrice. Sparite! Non posso. Il Papa mi ha mandato a chiamarvi. Vuole sapere quando finirete il vostro lavoro, maestro. Ancora con questa storia. Il Papa lo sa bene che il mio lavoro sarà finito il giorno in cui sarà finito. Poi il pittore cominciò a tossire in modo sovrumano. La tosse dall'alto del ponteggio rimbombava e creava con l'eco un rumore inquietante. Non la smetteva più. Il giovane vescovo salì di corsa sul ponteggio fino in cima e lo vide accasciato a terra. Il maestro, tutto sudato per la febbre che evidentemente aveva. Mastro Michelangelo, Mastro Michelangelo, provate a tirarvi su. Ecco, bevete questo, avanti, bevete questo, disse Prudenzio cavando dalla sua borsa di panno un piccolo fiaschetto e porgendolo al pittore. E acqua e miele mischiato ad un infuso di foglie di malva, vi farà bene, bevete. Il pittore si tirò su a fatica e pur con qualche riservo cominciò a bere. La tosse si calmò, era tutto sporco. Aveva un odore fortissimo, evidentemente non si lavava da giorni. Prudenzio lo aiutò a mettersi seduto su uno sgabello su cui era appoggiata una tinozza con l'acqua per i colori. E mentre lui era lì seduto e in silenzio beveva piccoli sorsi, il giovane vescovo si guardò intorno, lì sul ponteggio. Si guardò intorno e sopra. Dipinto sulla volta, proprio a poche spanne dal suo naso, c'era un enorme uomo, nudo. Subito Prudenzio abbassò lo sguardo, si fece il segno della croce e disse un Ave Maria, un Padre Nostro. Certo, non avrebbe mai immaginato che fossero così grandi le figure della volta. Vederle così da vicino era impressionante. Una parte della volta era già dipinta, quella senza più il ponteggio, era la parte buia e non si distinguevano le figure, ma la parte che aveva sopra era ancora sporca. Solo un intonaco grezzo la ricopriva del tutto. E proprio sopra di lui, questa enorme e meravigliosa figura nuda completamente finita. Pareva sul punto di alzarsi da un lungo sonno. La sua tenerezza, vista la sua forza, erano meravigliose. È Adamo, disse Michelangelo. Dio creatore gli ha appena dato vita. È puro, ingenuo, buono.
L'uomo è stato creato buono da Dio. Noi l'abbiamo trasformato in un essere malvagio. Chi siete? Qual è il vostro nome? Mi chiamo Prudenzio di Quintavalle, vescovo di Santa Romana Chiesa, Mastro Buonarroti. Per me è un onore conoscervi. E questi sono Adamo ed Eva, vero? Nel paradiso terrestre. Il serpente è tentatore, ma come avete fatto? Come ci siete riusciti? Siete un grande pittore, Mastro Michelangelo. Disse Prudenzio. Io non sono un pittore. Sono uno scultore. Rispose quello con il suo fare naturalmente aggressivo. Certo, ma in quanto a pittura non siete davvero uno sprovveduto, anzi direi proprio che... All'improvviso però Prudenzio si interruppe. Un'immagine, più di ogni altra, l'aveva colpito. Il volto di Eva. O meglio, i volti di Eva. Prima di cogliere la mela era giovane e bella. Dopo, quando Dio la scacciò insieme con Adamo dal paradiso terrestre, il suo volto era divenuto brutto, corrucciato, scuro. La sua pelle era piena di rughe, come se di colpo fosse invecchiata. Era irriconoscibile. Maestro, ma perché? Perché l'avete dipinta così? Non sembra nemmeno lei. Prudenzio si rivolse allora verso il pittore per cercare una risposta, ma costui, seduto sullo sgabello, dormiva. Doveva essere stanco davvero se era riuscito a prendere sonno in quella posizione. Allora il giovane vescovo, in silenzio, cominciò a scendere le scale del punteggio. Non poté fare a meno di guardare di nuovo il volto di Eva, quella che Dio aveva rimproverato e punito. Era una donna spaurita, piena di vergogna, brutta e così profondamente umana. E poi, non senza prima essersi fatto il segno della croce, Prudenzio di Quintavalle uscì dalla Cappella Sistina.